vedere le persone che cantano le tue canzoni e tu, quando le guardi, dici, cioè io sono nella tua vita da un po' se tu sai tutte le canzoni a memoria. E quella sensazione ogni volta è un brivido, perché dici, quello è uno sconosciuto e io faccio parte della sua vita. Ciao Margherita. Ciao Chiara, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Allora cominciamo. Tua madre è una sceneggiatrice e tuo padre è un regista. Quindi mi chiedevo, sono loro che ti hanno passato la passione per la recitazione prima e il canto poi? E mia madre è sceneggiatrice soprattutto di progetti per ragazzi, quindi eravamo proprio la sua, come dire, le sue cavie. Grande appassionata di musical, mi ha portato tanto a teatro. E poi mio padre aveva sempre le telecamerine, le handicam, quindi io proprio sono diventata una smorfiosa spitinfia. Appena c'era una telecamera accesa andavo lì a fare le moine, quindi sì, abbastanza colpo loro. E invece poi a quanti anni ti sei esibita per la prima volta su un palco? Ma forse qualche saggio di danza, quindi verso i 14-15. Però per la prima volta che ho suonato le mie canzoni, che poi erano due, però comunque da qualche parte bisognava iniziare, la prima volta che ho suonato le mie canzoni è stata durante l'occupazione del Teatro Valle Occupato, e per la prima volta ho cantato Per un bacio, che era una delle mie prime canzoni. E ti è piaciuta subito la sensazione di cantare davanti a delle persone? Beh, sì, più che altro c'è stata quella pausa tra la fine della canzone e l'inizio dell'applauso, che è una specie, è proprio una nascita, cioè c'è 10 secondi, pure meno, 5, che dici, vabbè, io ho fatto quello che dovevo fare, ora che succederà? E poi per fortuna c'è stato lo scroscio d'applausi. E la liberazione tua, quindi... Beh, ho detto, beh, allora posso rifarlo, perfetto. Okay. Tu hai iniziato nel cinema, poi ti sei spostata nella musica, hai iniziato a essere una cantautrice, no? Mm-hmm. All'inizio hai ricevuto delle critiche da chi pensa che musica e recitazione siano due mondi distinti? Allora, innanzitutto penso che è nella natura dell'attore fare diverse cose. Quindi io mi sono appunto diplomata da attrice, ho iniziato il mio percorso da attrice e poi ho iniziato a fare altro. Ho incontrato qualcuno che ha un po' storto il naso? Sì, però perché c'è un po' la percezione che se uno fa tante cose le fa meno bene di come le farebbe se ne facesse una sola. Invece no, non penso sia così. Però sì, qualche brontolone l'ho incontrato. E soprattutto siamo in un'epoca dove ognuno dice la sua, se dovessimo sentirla noi che ci mettiamo in prima persona esposti al giudizio saremmo fermi al primo giorno. Per caso ti ricordi la prima canzone che hai scritto e di cosa parlava? La prima canzone era in inglese, si chiamava The Doorman e parlava di una coppia di ragazzi, due fidanzati che non pagavano l'affitto, e il portiere, che stava al piano di sotto, passava le giornate a sentire se loro tradivano la loro presenza, quindi magari muovevano una sedia di troppo per andarli a citofonare e chiedergli l'affitto. E quindi questa canzone raccontava del giorno in cui lei per sbaglio faceva cadere un bicchiere e il doorman, il portiere, si arrabbiava da morire. Un giorno dovrò pubblicare una specie di musical, perché tutte le canzoni che scrivevo all'inizio c'avevano sempre questi personaggi che litigavano tra di loro. Sei ambassador di Key Change. Per chi non lo sapesse, puoi spiegarci di cosa si tratta? Allora, io ve lo spiego in due parole, però bisogna comunque andare a vedere che cos'è Key Change su internet un secondo. Lo faremo. E vi chiarite le idee. È un movimento a livello europeo che ha come obiettivo quello di portare l'attenzione sulla parità di genere nella musica. E il loro obiettivo è quello di far aderire più organizzazioni possibili, che siano produzioni, etichette, booking, che organizzano concerti, anche artisti, in modo da creare una rete di persone consapevoli di questo bug. Però c'è una mancanza di presenze nella musica italiana e non solo, anche mondiale. E a me interessa molto perché nelle mie ricerche, nei miei libri che ho letto, nelle cose che mi interessano, ci sono molte storie nascoste di donne artiste che hanno sofferto il quintuplo, il quadruplo. Se pensi che i grandi romanzi dell'Ottocento, molti erano di ragazze, di donne che avevano lo pseudonimo maschile. Insomma, è un tema che a me incuriosisce molto, perché per una donna per emergere ci vuole veramente il doppio della fatica. E non lo dico perché lo sono, ma perché lo vedo anche intorno a me. E io provo in tutti i modi a essere coerente anche con questo discorso. Nel mio gruppo siamo 8 sul palco e siamo 4 ragazze e 4 ragazzi. E comunque so che per chi lo vede è una cosa, ma allora ci sono anche le tastieriste donne. Visto che ci sono, so che sono di ispirazione per altre ragazze. Per caso hai un motto? Certo. Egalité, fraternité, abaoué. Abaoué è una delle mie prime canzoni. Però no, faceva rima e c'è una storia dietro, in effetti. Egalité, fraternité, abaoué. Sempre in questi studi, in queste ricerche, no, sulle storie di donne
passate, sono avvicinate alla rivoluzione francese. Pensa che le ragazze non potevano partecipare, venivano messe su una balconata, non avevano voce in capitolo per quanto riguarda proprio l'assemblea dei cittadini. E questa cosa mi ha un po'... ho detto, cavolo, uno pensa sempre alla rivoluzione francese come il punto d'inizio della società moderna, dell'uguaglianza dei diritti. Lo è stato, ovviamente. Però ancora una volta le donne non erano minimamente considerate. Quindi ho un po' preso quel motto che mi piaceva molto, però l'ho un po' modificato. Quest'estate sarai in giro in tour. Qual è la cosa che preferisci dell'essere in tour? Il tour, sì, sarà in giro, ora tra poco il Flowers Festival a Torino, poi vado allo Ziget a Budapest, sono felicissima addirittura. Siamo in tanti sul palco, siamo in 8, ho una sezione fiati, quindi un concerto dove c'è una sezione fiati è sempre abbastanza, come dire, pimpato. E non vedo l'ora. I miei concerti poi sono sempre pieni di bambini e di anche adulti, ogni tanto anche qualche proprio cranio bianco. E questa cosa mi piace molto perché si uniscono un po' tutti, anche di diverse età.